cronometro, gli dà fastidio il brutto tempo. Speriamo che col tempo possa migliorare queste pecche per dare quell'ulteriore salto di qualità. Poi non possiamo dimenticare Cipollini, che ha vinto due tappe, come al solito ne ha vinte 8 in carriera, però anche lui per colpa di un malanno fisico è stato costretto al ritiro prima dei Pirenei. E Massi che ha vinto una tappa a Lusciò, era ormai il vincitore della classifica Poix, e purtroppo sappiamo tutti quello che gli è successo, gli facciamo tanti auguri. Intanto avete visto Taffi, ha fatto chiaramente segno e vai, tira, siamo qua all'attacco, possiamo arrivare. Si rivolgeva a N, il tedesco, che naturalmente vedi, allora stai in coda se non hai voglia di tirare. N, poveraccio, è dall'inizio di questo tour che sta faticando, prima per portare Ulrich in maglia gialla, poi per difendere la maglia gialla di Ulrich, poi per riportare Ulrich in maglia gialla, e adesso si sente così dilagato, offeso da Taffi, che dice: se vieni in fuga tira, o se no pianta lì. Ma attenzione, perché gli uomini della Telecom, e ricordiamo il caso di Epter, sono soliti fare il lima ruote, sono soliti fare agonia, come si dice in gergo, cioè quando ti volti e gli chiedi vuoi tirare, questo dice sto morendo, ecco da come nasce il soprannome agonia. Allora i corridori della Deutsche Telekom sono soliti, quando vanno in fuga, trovare una scusa: non posso tirare perché c'ho Ulrich, leader della classifica, e poi naturalmente vincono la tappa. Quattro uomini al comando: Taffi, Jan van de Boer, Agnoluto, il campione d'Italia, mancano 25 km alla conclusione, il campione d'Italia, il tedesco N, il belga van de Boer e Agnoluto, francese ma di origine friulana, vincitore l'anno scorso del Giro della Svizzera. Qualcuno vuole infangare la sua vittoria dicendo che l'ha vinta grazie ad una fuga bidone. Ed è vero, perché guadagnò 10-12 minuti nella seconda tappa insieme ad altri corridori, tra i quali Poyes e Vergnani, e riuscì a mantenere un paio di minuti su Kammenzind e Ulrich, che si classificarono secondi e terzi in classifica finale. Se non avesse tratto giovamento da quei 12 minuti, sarebbe arrivato lontano dalla vetta, sarebbe arrivato ottavo, nono, quindi è riuscito a vincere quel Giro della Svizzera proprio per questa fuga bidone. Quest'anno, fra l'altro, al Giro della Svizzera è riuscito a vincere l'ultima tappa, una fuga, in quella fuga c'era presente anche Gianni Bugno, e scattò all'ultimo chilometro, erano in 6 o 7 in fuga, scattò all'ultimo chilometro e riuscì a vincere. L'unica vittoria sua di quest'anno, mentre Van de Wover è un belga, un giovane, un corridore che ha già ottenuto numerosi piazzamenti, però non c'è niente da fare, dietro fra l'altro si muove Ekimov, si muove Elo, ma il gruppo è lì. Complimenti a Papa Pantani, che ha visto passare la telecronista danese che voleva intervistarlo, complimenti, perché è veramente la più bella tra le telecroniste. Può portarla a danzare questa sera, visto naturalmente la mazurka è un po' passata, ma visto che lei si è dichiarato grande ballerino, può dimostrarla ancora. Purtroppo questa sera lei deve rientrare a Cesenatico. Stiamo scherzando logicamente, perché Pantani va fatto a segno, mi sta rovinando il ritorno. Allora, parlavamo di cosa può fare nel futuro Pantani. Io vorrei ricordare che Ulrich iniziò la sua carriera vincendo il titolo mondiale a Oslo, poi si è piazzato terzo a cronometro, poi ha vinto il tour. Ecco, e qui mi rivolgo a Martini, com'è il percorso di Valkenburg? Sul percorso di Valkenburg Pantani può vincere? È un percorso di durezza media, ci sono due salite non lunghe di 1500 metri l'una, una fa anche il 12% per 300 o 400 metri, però essendo pure un percorso medio, ma può diventare selettivo se, come quasi sempre, ci sarà vento, e lì 5 giorni a settimana tira vento. Allora ricordiamo la situazione: al comando i quattro, vale a dire Taffi, Jan van de Boer, Agnoluto, allora in seguimento il russo Yakimov e il francese Elo. Non pretendiamo troppo da Marco Pantani, non so se riuscirà a mantenere la condizione fino a metà ottobre, quando ci saranno i campionati del mondo. Quest'anno per lui è stata una stagione intensa, è riuscito a vincere una corsa in marzo, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto il Tour de France, e non so se parteciperà a questi campionati del mondo. Campionati del mondo che per noi italiani c'è un grande favorito, che è Bartoli. Bartoli che è il numero uno nelle corse in linea, un fortissimo nelle classiche, ha vinto la Ligia Bascogliese negli ultimi 2 anni, ha vinto il Giro delle Fiandre. Ecco, io penso che
per i campionati del mondo dobbiamo soprattutto puntare su Michele Bartoli, è una garanzia. Pantani è arrivato terzo in un campionato del mondo, però prima di tutto era un campionato del mondo atipico in Colombia, durissimo a 2500 metri. Poi quell'anno Marco non fece il Giro d'Italia, partecipò alla Tour de France, arrivò tredicesimo proprio perché non aveva una preparazione specifica e riuscì a prepararsi per i campionati del mondo. Intanto vedete il gruppo che si sta avvicinando a Eloa Yekimov, incominciano a lavorare, c'è Leisen in testa, incominciano. No, stavo guardando, ogni tanto mi distraggo a vedere le bellezze di questa città vista dall'alto. Naturalmente Parigi non ha bisogno di spot, ma il Tour è un'occasione unica per fartela ripassare. Ora stavo guardando quella bandiera con uno scritto giallo sopra, godiamo. E una bandiera tricolore con un godiamo sopra, mi pare che interpreti in maniera molto popolaresca e significativa questo momento dello sport italiano. È una bandiera. Anche un cartello di Torre del Greco, sono venuti da Torre del Greco. È veramente straordinario questo consenso popolare, proprio questo cuore portato qua a Parigi a salutare il campione più amato dello sport italiano. Ed eccoci con Yekimov, il russo, e la testa della corsa. Yekimov è stato campione del mondo nell'inseguimento a squadra e inseguimento individuale, medaglia d'oro, ha detenuto tutti i record in pista e anche il record dell'ora su pista coperta. Ricorderete certo quanto ha faticato Moser per portare via al russo il record su pista coperta. Con lui c'è Elo. Elo, un atleta estremamente combattivo, tra i più combattivi in questo Tour de France, è stato anche maglia gialla due anni fa, poi crollato in montagna. È stata una scena clamorosa ripresa dalle telecamere con Elo, maglia gialla, finito, costretto all'abbandono. Quest'anno ha attaccato tantissimo, ha partito da lontano nella tappa di Plateau des Bay, raggiunto, partì fra l'altro con Tafi, la tappa vinta da Marco Pantani, è scattato anche nella tappa di Albertville, raggiunto sulla Madeleine da Pantani e Uri, poi staccato. È un generoso, è un corridore che ha poca paura, quest'anno è andato bene, è il suo miglior tour che sta facendo perché in questo momento è tredicesimo in classifica generale. Intanto avete visto la maglia verde di Zabel nelle prime posizioni, ha messo in testa a tirare a fondo la Deutsche Telekom, allora assisteremo sicuramente all'ennesimo scontro tra il campione del Belgio Tom Steel e il campione tedesco Zabel. Fino a questo momento 3-1, 15 secondi soltanto il vantaggio del tandem di testa, 3-0 a favore di Steel, il testa a testa con Zabel. Abbiamo parlato di McEwen, di O'Grady, ma dobbiamo mettere tra i piazzati anche Traversoni, Mengen, Turicchia, il campione nazionale statunitense in KP, e Nason. Nazon che è l'ultimo in classifica generale, la lanterna rossa, ultimo in classifica generale con un ritardo che sfiora le 3 ore, praticamente 3 ore 12 primi 15 secondi, il ritardo dell'ultimo in classifica, 3 ore 12 primi e 15 secondi, e si tratta di Nazon, mentre mancano 19 km alla conclusione, che potrebbe tentare di vincere l'ultima tappa. D'altronde è successo già qualche anno fa quando Seigneur, campione di Francia ma malmesso in classifica generale, con un colpo a sorpresa, la grande Finisseur, riuscì ad aggiudicarsi l'ultima tappa. Eccoli là, gli uomini con la maglia bianca e arancione che fanno l'andatura, ancora un primo piano di Poli, poi vediamo Elli nelle prime posizioni del gruppo, gruppo che ormai si sta approssimando ai due battistrada. Ecco qua le due ruote, in prima posizione c'è Lu, gli dà una mano Vyacheslav Yekimov. Yekimov ormai non più giovanissimo, è un uomo che è comunque in grado di sparate a 60 all'ora, ottimo finisseur proprio grazie a una sparata in vista del traguardo. Qualche anno fa è riuscito ad aggiudicarsi anche una tappa al Tour de France. L'ultimo giro è stato percorso in 7 minuti e 7 secondi alla media di 53.800 circa, non è poco perché l'hanno fatto in due, Ekimov e Lo.
però dietro possono andare più forte. È un percorso veloce perché non ci sono curve dove bisogna frenare, anche perché l'ultima, quella inversione ad U, viene fatta abbastanza senza frenare perché è al termine di una leggera salitella, qui sale tutta leggermente, difatti ogni tanto i corridori si alzano sui pedali proprio per rilanciare la velocità, mentre quando torno indietro vanno oltre 60 orari. Tra l'altro c'è il pavè, quindi non è un percorso scorrevole, vanno veramente forte. Quante chance hanno Lo e Yakimov di arrivare? Nessuna, perché dietro c'è Mabei e Telecom che tirano, li tengono lì a 100 metri, mancano ancora 3 giri, quindi mancano ancora una ventina di chilometri, dietro sono in tanti a tirare. Pantani non vuole correre pericoli, è sempre intorno all'ottava, nona posizione. Ed eccoci con Elo, abbiamo detto, è in gioco anche la media record, l'attuale media record è stata stabilita da Indurain nel 92 con 39.504. Eccolo lì, Pantani si è tolto il berretto, la bandana, il casco, è pronto, non dico a sprintare, ma a concludere da trionfatore il Tour de France. Avevamo detto 39.504 l'attuale media record stabilita da Indurain nel 92. Se la corsa si conclude entro 3 ore e 42 minuti da quando avevamo annunciato che era in gioco la media, si arriva ai 40 orari, quindi media record, anche se il direttore della Gazzetta dello Sport ha fatto chiaramente capire che le medie record non gli interessano assolutamente, anzi io dico sono l'anticamera di certe tentazioni. E poi io voglio dire che le grandi velocità nel ciclismo non fanno spettacolo. Quando tu vedi dei corridori che vanno a 55 di media, ma che cosa aggiungono? Quei 5-10 km in più che cosa aggiungono in quel determinato momento? Non aggiungono nulla, sono frutto magari di qualcosa di specifico che pur nell'ecito può essere l'anticamera di qualcosa di veramente malefico. Purtroppo è un concetto che va studiato, è difficile da capire a primo colpo, ma questo è un concetto che non è solo per il ciclismo. Io credo che per risanare lo sport, perché non dimentichiamo che il doping non è solo una questione del ciclismo, io per esempio non amo per nulla i mitichi di atletica dove attraverso le cosiddette lepri si cercano record che poi risultano un po' artificiosi. Io dico che bisognerebbe per un certo periodo forse abolire il record, so che è una idea un pochino folle, però se vogliamo tornare a uno sport sano, uno sport che veda la competitività l'uno contro l'altro, bene, per un certo periodo credo che bisogna far questo, perché siamo giunti a un periodo e in una fase molto molto pericolosa per lo sport. E tutti hanno detto al termine del tour bisogna sedersi, bisogna riflettere, bisogna parlare, bisogna cercare di uscirne positivamente dall'impasse del Tour de France. Quindi i grandi giornalisti... Già mercoledì prossimo, mi diceva Castellano, che c'è una riunione a Parigi, non so a che livello, e sicuramente a livello dei grandi tour e delle grandi corse, quindi dei rappresentanti, verrà qui Castellano, ci sarà chi lì, ci sarà Leblanc, ci saranno gli uomini della Vuelta, speriamo che ci sia anche il signor Presidente della Federazione Ciclistica Internazionale che ha programmato le sue vacanze nel corso del tour, che siccome il direttore della Gazzetta programmasse le sue vacanze mentre c'è un'Olimpiade o un campionato del mondo. E poi non solo, ma con il drammone che è successo al tour, il signor Verbruggen non si è fatto sentire né si è fatto vedere, ha delegato un vice. Questo a me pare un esempio veramente molto negativo per lo sport, la figura di un dirigente non può mai perdere questo legame affettivo col suo sport, non si può ridurre soltanto a un fatto di gestione, di amministrazione, di organizzazione, questo proprio è una brutta cosa. 14 km alla conclusione, ancora due giri, 3 ore e 29 primi di gara. Allora abbiamo detto che se la tappa dovesse concludersi entro le 3 ore e 42 minuti si raggiungerebbe una media superiore ai 40. Ma impiegano di più perché ci vogliono 7 minuti circa ogni passaggio, quindi mancano ancora 14 minuti per fare due giri e poi ancora un minuto e 15 per arrivare qui sul traguardo, quindi manca ancora un quarto d'ora di corse, quindi la media... Io ho sentito questa comunicazione via radio, adesso bisognerà poi appurare se in effetti sarà, se è così oppure no, perché
secondo me rimane ugualmente la media record, perché hanno i 40 di media su 3700 km, non è che 150 km possono abbassarla di troppo, di molto. Intanto ringraziamo ancora Pantani Senior, col quale abbiamo gioito, sofferto in questa tappa. Ecco, lei si immaginava quando suo figlio iniziò ad andare in bicicletta che sarebbe arrivato qui in maglia gialla a Parigi, Giro e Tour nello stesso anno? Ma no, questo non l'avrei mai immaginato. Poi seguendo mio figlio dall'inizio fino ad oggi ho capito che 2-3 anni fa che poteva arrivarci qui. Senta, l'unico che ha mantenuto il proprio nome è suo figlio Marco, tutti gli altri avete cambiato, vuole ripetere un attimo la serie dei nomi cambiati in famiglia. Lei si chiama Ferdinando ma la chiamano? Paolo. Perché? Ma perché a quel tempo in chiesa c'era una signora che mi voleva chiamare Paolo e mi ha chiamato Paolo. Invece mio padre ha voluto ripetere il nome di Ferdinando e mi ha assegnato Ferdinando in comune. E quindi sono sempre stato Paolo, ma devo firmarmi Ferdinando. Tua moglie? Mia moglie si chiama Tonina e viene chiamata Coni. È un soprannome che gli hanno messo da ragazzina che poi se l'è portato dietro fino a adesso. La figlia? Mia figlia si chiama Laura e la chiamiamo Manola. Per quale ragione? Ah, la ragione è anche lì, una sua zia la voleva chiamare Manola e io invece mia moglie Laura, e così abbiamo fatto come hanno fatto con me, e in chiesa l'abbiamo segnato Manola e in comune Laura. Insomma, per confondere un po'. Credo che per ogni nome ci fosse una guerra, perché per il suo nome in chiesa, là in famiglia con la zia, insomma, un nome sereno a casa Pantani non c'è stato. Il nonno come si chiamava? Il nonno si chiamava Sotero. Perché? Ma io veramente non lo so, qualche volta mi sono informato, mi hanno detto è un nome messicano, è un nome che viene dal Messico e niente, si chiamava Sotero. E l'hanno sempre chiamato Sotero, non con un altro nome? No, sempre Sotero, sì. Allora, il gruppo con gli uomini della Telecom e della Mapei che si apprestano ad affrontarsi per l'ultimo sprint, Stella o Zabel? È una bella lotta perché è un traguardo difficile. Il rettilineo è di 300 metri in pavè, la strada che sale leggermente. Io mi ricordo l'anno scorso Zabel sbagliò il rapporto, fece la volata col 53-11, invece il rapporto ideale in questo arrivo è il 53-12, l'11 è troppo duro, uno non riesce a esprimere tutta la propria potenza, non riesce ad aumentare velocità. Io penso che Stelz, se riesce a mettersi nella ruota di Zabel, può passarlo, perché Stelz ha dimostrato di essere in condizioni eccellenti, ha vinto 3 tappe, è il velocista più veloce di questo tour, però Zabel ha una gran voglia di vincere perché non c'è ancora riuscito ed è arrabbiatissimo. Sì, finita la corsa in albergo è tranquillo, però in corsa viene fuori tutta la sua rabbia. Ha vinto 14 corse quest'anno, ma lui vuole vincere una tappa al tour. E dall'Etoile vogliamo ricordare che grandi colleghi romagnoli, Giuseppe Ambrosini, che è stato per molti anni il direttore della Gazzetta dello Sport, poi Zavoli, Sergio Neri, naturalmente il grandissimo Fellini, non stiamo parlando logicamente a questo punto di giornalisti, ma cerchiamo di dare uno sguardo a tutti i grandi romagnoli, Rossini dicono che sia stato concepito in Romagna, poi è scappato nelle Marche. Insomma, una storia abbastanza difficile, visto che parliamo di romagnoli, mandiamo tanti auguri di pronta guarigione a Guerino Farolfi. Più che romagnolo, sì. Io penso che questo successo sia anche un successo made in Italy, perché Pantani è italiano, la bicicletta è italiana, i componenti sono italiani, è tutto italiano quello che ha portato la vittoria a Marco Pantani. Quindi io vorrei così fare un applauso al made in Italy, perché qui è proprio ha vinto l'italiano. Intanto continuano sempre nel loro tentativo Yekimov e Ulon, mentre il gruppo con gli uomini di Zabel in testa sta conducendo l'inseguimento. Andiamo a 60 all'ora. Sì, stanno andando a 54 orari questi due al comando, difatti Ulon fa di quelle smorfie, non ce la fa più, però
È una vetrina importantissima quella dei Campi Elisi, solo lo stare davanti è già importante, però i velocisti non vogliono lasciarsi sfuggire questa opportunità e difatti le squadre dei due uomini più veloci stanno tirando, stanno collaborando per mantenere adesso il gruppo compatto, tengono lì la coppia di testa e tra un po' li andranno a prendere. Fece sensazione l'anno scorso l'attacco di Virank, uomo spettacolo, non vuole mancare l'occasione per stupire e anche per strappare qualche applauso. Virank, che rimane comunque il corridore più amato dai francesi, abbiamo visto costantemente e continuamente Alele Festinat, Virank ci manchi, Virank sarai vendicato. Mentre abbiamo visto che nell'ammiraglia della Polti, quella con il tricolore, alla guida c'è Fidanza che faceva l'atleta sino all'anno scorso, quest'anno è passato a guidare l'ammiraglia. A proposito di Virank, se mi chiedessero qual è il corridore che vorresti per il Giro d'Italia, cioè quello che ci è mancato, secondo me è Virank, perché è un bel personaggio, è veramente un bel corridore, io credo che per lui è fantastico, potrebbero fare delle cose fantastiche al Giro d'Italia. Io penso che l'anno prossimo molti corridori, molti campioni verranno al Giro d'Italia, perché Pantani ha dimostrato che non solo non fa male fare il Giro d'Italia, ma addirittura può fare bene, perché ormai è naturale, dobbiamo creare una distinzione tra corridori da corsa tappe e corridori da corsa in linea. Però io penso che corridori da corsa tappe come Pantani, come Uri, come Virank, il fare il Giro d'Italia prima del Tour può fargli solo bene e naturalmente lo spettacolo sarebbe vantaggio. Già quest'anno è stato un giro fantastico, perché è stato veramente corso alla grande, incerto fino all'ultimo. Il Tour è stato bello, anche il Tour, però avere questi campioni, più campioni al Giro d'Italia, fra l'altro quest'anno ne sono già venuti molti di più, ma averne ancora di più renderebbe ancora più gradevole lo spettacolo. Quando parlavo di una tavola rotonda intendevo anche proprio un accordo, una presa di contatto tra tutti coloro che si occupano di ciclismo, gli organizzatori, la federazione nazionale, la federazione internazionale, l'associazione corridori, i gruppi sportivi, insomma bisogna che tutti si siedano intorno a un tavolo e traggano delle conclusioni giuste, serie, positive dopo quanto è accaduto al Tour de France. Del resto non c'è altra via, perché io credo che quello che è avvenuto in Francia ormai ha aperto, ha spalancato le porte della legge comune ai problemi, ai drammi, alle porcherie, chiamiamole come vogliamo, che ci sono nello sport e nel ciclismo. Ora in Italia avremo fra poco una legge che non consentirà più di eludere determinate cose e quindi gioco forza si dovrà adeguare a questa nuova vita del ciclismo, che poi è la vita vera, è la vita giusta, è la vita del successo, è la via dell'onestà, è un passo assolutamente necessario. E siamo alla campana che annuncia l'ultimo giro, decimo passaggio, 6 km e 5 alla conclusione. Insistono il francese Eloe, il russo Vyacheslav Yakimov, il gruppo, guardate queste facce tese, stanno conducendo alla grande l'inseguimento. Volatona generale, lotta stealth Sabel, però potrebbero inserirsi anche corridori come McKeven, come O'Grady, come il nostro Traversoni, che ha fatto un po' di fatica anche perché prima ha dovuto attendere Pantani e riportarsi sotto, però potrebbe anche lui fare una buona volata, come Turicchia, Incapi, Nazona, Menget, questi sono i velocisti rimasti in gara. Allora ricordiamo, tanto per darvi una situazione visiva, O'Grady è della GAN, quindi maglia bianca, McEwen è della Rabobank, quindi maglia arancione, per quanto concerne Zabel maglia verde, Stel maglia di campione nazionale belga, cioè rossa, nera e gialla. Ripresi i due battistrada con gli uomini della Telecom in testa, siamo a 4 km dalla conclusione di questa 21esima ed ultima tappa, mentre scappa un Cofidis. Salutiamo e ringraziamo il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò. Allora, niente, anche il tentativo del Cofidis sta per essere annullato dal gruppo, naturalmente con queste velocità, mentre è Nicolas Jalabert, fratello minore del più celebre
Loran numero uno delle classifiche mondiali dell'Unione Ciclistica Internazionale, campione nazionale francese, campione del mondo a cronometro e anche l'uomo che per primo ha contestato questo Tour de France con un clamoroso abbandono. Nicolas Jalabert viene ripreso, non concedono spazio gli uomini della Telecom, abbiamo salutato Candido Canavò, direttore della Gazzetta dello Sport, con la sicurezza che al termine del Tour lancerà una crociata nel tentativo appunto di riunire tutte le forze che compongono tutti gli organigrammi del ciclismo, proprio nel tentativo di risolvere tutti questi problemi. Mentre vi ricordiamo che mentre in Italia è la giustizia sportiva che si occupa di queste cose, in Francia è la giustizia ordinaria. Non desiste Jalabert, Nicolas Jalabert, un giudizio telegrafico su questo ragazzo? Ma è un ragazzo promettente, ha vinto qualche corsa, soprattutto l'anno scorso dove vinse anche la Coppa del Mondo di Francia, la Coppa di Francia, scusate, non è assolutamente del mondo, Coppa di Francia che tiene conto delle classiche che si svolgono in territorio francese. Quest'anno ha ottenuto piazzamenti ma vittorie nessuna, non va male, non è l'altezza di suo fratello, intanto vedete come cerchi l'asfalto, sta sull'estrema destra, però è pericoloso perché sono a pochi millimetri dal muretto, Jalabert naturalmente non ce la fa ed è impossibile evadere quando il gruppo va a 60 all'ora, sono gli uomini della Telecom, della Mapei, adesso vedete anche gli US Postal per Incapi che è un buon velocista, campione americano, quindi... è facile notarlo proprio perché ha la maglia con stelle e strisce. Non hanno il campionissimo tipo Greg LeMond, però gli americani hanno messo in evidenza parecchi giovani molto promettenti. Bobby Julich, ne abbiamo parlato, Livingston, Hamilton, un ciclismo americano che si sta risvegliando dopo aver passato un momento stupendo con Greg LeMond e con Lance Armstrong. Adesso ci sono questi giovani, senza dimenticare Armstrong che ha ripreso a correre e ha ripreso a vincere. Viene ormai lanciato lo sprint dagli uomini della US Postal, c'era anche Baffi l'anno scorso in questa formazione, però ci ha detto il Cremasco che era lasciato troppo solo, stavo benissimo, però non c'è nessuno che fa gioco di squadra naturalmente e ne sa qualcosa tra Versoni quest'anno, ci vuole una squadra che abbia la cultura dello sprinter e quindi sia in grado di mettere a disposizione del velocista principe qualcuno. Guardate, a Zabel quest'anno è mancato Lombardi e Zabel fino a questo momento non ha azzeccato uno sprint. Invece Stella può contare su Zanini che è ottimo a tirare le volate, quindi probabilmente sarà lui a tenere nella scia Stella e lanciarlo negli ultimi 300 metri. Ci sono questi continui sbandamenti, adesso stanno per imboccare il tunnel, siamo a 2 chilometri dall'arrivo, c'è Ebner, poi c'è Peter, c'è Taffi, ma anche gli uomini dell'US Postal, vedete che Incapi è la ruota di un compagno di squadra dietro ad Andrea Taffi. Mentre vedete il gigantesco Eros Poli sta pilotando O'Grady della Gun, sta cercando di pilotarlo in posizione ideale per lanciare lo sprint, Taffi è sempre nelle prime posizioni, ora la regia ci mostra ancora il Louvre con la telecamera posta sull'elicottero proprio perché i corridori stavano superando il tunnel finale, tutta la Mapei in testa, ma attenzione c'è O'Grady in quinta posizione, O'Grady con la maglia della GAN, eccolo là in quinta posizione O'Grady, maglia bianca con le fasce iridate sulle mezze maniche. Davanti a due giganti come Poli e Bakhted, Poli è il più alto 1,94 m, Bakhted è il più pesante 96 kg. Adesso si rialza Peters, vedete quello scarto, lo fa proprio per togliersi, per non essere investito dagli altri, adesso è Taffi che lancia la volata, siamo a 1 chilometro dall'arrivo. È l'ultimo chilometro dell'85esimo Tour de France, l'ultima volata, una volata che vale doppio, attenzione, Taffi si è spostato di colpo, ha rischiato di investire Eros Poli. Ed non ecco, si era accorto non di c'era, Poli. Logicamente è un atleta correttissimo, di grande coraggio, di grande furore agonistico, ma è sempre... Attenzione, ecco O'Grady è in seconda posizione, lanciato da Bakhted, O'Grady in seconda posizione, entrano sul rettilineo finale, nella scia di O'Grady vedete il campione belga Stel, gli uomini della Mapei lanciano lo sprint,
testa a testa tra Stello, Ogredi e Zabel. C'è anche eccoli ormai e Traversoni. Nel retino finale c'è anche McEwen. Attenzione, colpo di reni, stella per la quarta volta davanti a Zanini, poi c'è Ogredi, poi Agnoluto, ma a questo punto dello sprint ci può interessare sino ad un certo punto. Marco Pantani ha vinto il Tour de France, 33 anni dopo Felice Gimondi è un italiano che trionfa al Tour de France e tutti i fotografi corrono per immortalare Marco Pantani sul podio. Marco Pantani, allora signor Pantani, possiamo un attimo lacrimuccia e non dica che non è vero. Grande, grande Marco, sono qua emozionatissimo, è stato bravissimo, bravo Marco. E sentiamo se anche Martini vuol dire bravo Marco, bravo, bravissimo Marco. Ma io credo che mancano le parole per poter esprimere tutta la gioia che uno prova. E Marco, guardi, lei non si è accorto, Marco, il suo Marco è passato proprio qui sotto con la maglia gialla. Nel ciclismo ci sono due prove dove si può sentire l'inno nazionale, una è il campionato del mondo, l'altra è il Tour de France, quindi oggi abbiamo la soddisfazione di sentire l'inno di Mameli per Borgheresi. Grazie a questo Borgheresi ragazzo. Vieni qua. E ora, prima di questa premiazione, vorrei elogiare la prestazione di Zanini, che ha tirato la volata Stel ed è arrivato secondo, quindi Stel, Zanini, Ogredi, l'ordine d'arrivo di oggi. Borgheresi, allora vogliamo riepilogare come avete vissuto quest'ultima tappa, quando ha forato Pantani questo avvicinamento al trionfo. Borgheresi. Ma niente di particolare, è stato un rientro abbastanza facile con tutti i compagni di squadra, niente, siamo veramente felici perché siamo riusciti a portare Pantani in trionfo, un grande campione ci voleva. Allora, un tuo giudizio mentre la regia vi ripropone il tratto finale, l'ultimo sprint di questo Tour de France, anche Podenzana poi vogliamo al nostro microfono. Allora Borgheresi, come avete vissuto la vigilia, questo forzato cambio del colore di capelli, questo buco doloroso al lobo per l'orecchino? Niente, lo farei mille volte. Quando arrivano questi successi si fa questo ed altro, era una scommessa alla partenza del Tour, visto che ha vinto ci siamo sottoposti a questo look personalizzato. Un tuo giudizio su Pantani atleta e Pantani uomo, anche sofferente per questa tintura, una persona seria come Massimo Podenzana. Allora un tuo giudizio su Pantani uomo e atleta, Borgheresi. Ma un Pantani uomo, un grande amico, un carattere veramente generoso, splendido. Come atleta penso che non ce ne siano altri, uno capace di vincere Giro e Tour nello stesso anno, un grandissimo campione. Ed è la quarta vittoria di Stel. Eros Poli della Ganna ha cercato di lanciare lo sprint per Ogredi. Ho provato, ma ho avuto paura quando Taffi si è spostato ai 600 metri e lì ha un po' rovinato quello che era il nostro treno. Abbiamo provato di stabilizzare un po' nel circuito finale, perché noi, la nostra squadra è una squadra che attacca e tenta ad arrivare in fuga, non è stato possibile, abbiamo giocato tutto lo sprint con Ogredi. Comunque bravo Marco, eccezionale. Grazie, allora sentiamo altri due compagni di squadra di Pantani, vale a dire Podenzana, il più vecchio del Tour, mentre l'ordine d'arrivo Stel, Zanini, Ogredi, Incapì e Zabel, mentre ecco Stel che viene intervistato dai telecronisti belgi. Allora Podenzana, ieri sera quando ti hanno detto che dovevi tingerti i capelli abbiamo visto, hai avuto una smorfia così di dolore, di orrore. Sai, alla mia età non è che posso permettermi certe cose, comunque mi sono dovuto adeguare ai miei compagni e sono contento. Inizialmente non ci pensavamo, invece è venuto anche questo grande successo, adesso festeggiamo. La giornata più bella, quella più difficile, quella più sofferta di questo Tour, sempre Massimo Podenzana, 37 anni, festeggiati in un brutto giorno, ma poi lo champagne è arrivato il giorno dopo.
lo champagne arriverà stasera. La giornata più difficile, niente, dopo che ha preso la maglia noi dovevamo cercare in tutti i modi di difenderla, ci siamo riusciti, e poi ieri la sofferenza è stata da cronometro, però eravamo sicuri che ce la faceva. Ed ecco Traversoni che si è piazzato in settima posizione, che ora sta innaffiando con una bottiglia di spumante le misse che gentilmente gli avevano portato una bevanda. Non è riuscito a vincere, però le ha innaffiate, doccia di champagne. Traversoni, la volata e un giudizio su Pantani e su questo tour. Ma niente, penso che su Pantani oramai si sia già detto tutto. Per quanto riguarda la volata, la mia era un po' una volata plateale, perché l'ho fatta per dovere di cronaca, diciamo, però a noi che ci interessava era portare Pantani in maglia gialla. Oramai qua era la passerella finale, è andato tutto bene, adesso possiamo stappare lo champagne. E mentre la regia vi ripropone lo sprint vinto da Stell, allora vi riepiloghiamo l'ordine arrivo: Stell, Zanini, Ogredi, incapizzabile Traversoni. Abbiamo, dopo aver sentito Traversoni settimo, abbiamo a portata di microfono, naturalmente ancora sulla sede stradale, glielo lanciamo, Zanini, Zazza, lo sprint. Ma sì, è stato abbastanza difficile negli ultimi due chilometri, perché c'erano due o tre squadre che portavano avanti il proprio velocista. Sono riuscito a tenere le prime posizioni coprendo molto bene Stills fin dagli ultimi 30 chilometri, poi sono trovato in ottima posizione nell'ultima curva, ho aspettato a partire, sono partito nel momento giusto e un buon secondo posto, un'ottima vittoria alla sesta della squadra e un ottimo tour per la Mapei. Grazie a Zanini, primo italiano ad aver vinto l'Amstel Gold Race, di grande, uno dei giovani più promettenti. Un tuo bilancio su questo tour? Questo è stato il mio primo tour, la mia prima esperienza a un Tour de France, e penso che sia stato un bilancio molto positivo, essendo arrivato nei primi 10. Sono contento anche perché dopo il settimo classificato dello scorso anno del Giro mi sono affermato ancora in una corsa a tappe di 3 settimane. E ricordiamo che Di Grande in classifica generale si è piazzato in nona posizione con un ritardo di 17:35. Allora, Fontanelli, anche tu con la barba, i baffi tinti di giallo, non solo i capelli, anche barba e baffi. E orecchino. Beh, avevamo fatto un voto prima, si parlava se si vinceva la maglia gialla di fare questo, e quello che si dice va mantenuto. Siamo contenti, è una grossa soddisfazione, come quasi vincere una più di vincere una corsa personalmente. E devo dire che Marco è stato un grande, non direi un campione, ma soprattutto un fuoriclasse. Siamo tutti euforici di questa vittoria, una bella soddisfazione. Grazie a lui soprattutto. Fabiano, altro romagnolo, è vero che Pantani ti ha detto rimani con noi al termine della prima settimana perché posso vincere questo tour? E dopo questa battuta mi ha detto Cassani, naturalmente ci dobbiamo sentire gridando, allora Cassani mi ha detto che Pantani ti avrebbe detto dopo la prima settimana rimani con noi perché vinco il tour. Sì, beh, io con Cassani scherzando gli avevo detto alla vigilia di questo tour che credevo in Pantani, perché lo avevo visto molto motivato, abbiamo fatto degli allenamenti molto duri alla vigilia del tour e non ci si allena così duramente se non si ha intenzione di far bene. Ci ho creduto ancora di più dopo una settimana, perché vedevo che negli ultimi 20 chilometri aveva sempre paura e voleva stare davanti per non perdere dei secondi. Questo era il segnale che aveva una convinzione di poter far bene, e quindi diciamo che sì, niente, è un grande campione, ci ha regalato questa vittoria e non ci sono tante parole per descriverlo. E dopo aver visto la ripetizione della volata, dopo aver visto la classifica generale, ora i leader delle tre classifiche, con la maglia verde il tedesco Zabel, classifica a punti, maglia gialla classifica generale, maglia pois al francese Rinero, quella del Gran Premio della Montagna. Allora, giorni brutti, giorni belli, vuoi riepilogare questo tuo Tour de France con un giudizio su Marco Pantani? Sì, un capitano direi bravo, abbiamo sempre corso vicino a lui, abbiamo sofferto la prima settimana, sempre
nelle ultime posizioni del gruppo, abbiamo anche rischiato qualche volta di perdere tempo in qualche ventaglio, però direi che la sua grinta, la sua determinazione hanno fatto sì che poi potesse arrivare a questo successo. A metà tour ha cominciato a essere preoccupato e voler correre nelle prime posizioni e ha dimostrato nelle salite, come tutti hanno visto, di essere veramente un grande, la parola giusta è fuori classe, e quindi il merito di questa vittoria soprattutto suo ci ha dato grossa soddisfazione, e crediamo che ce ne dia sicuramente delle altre e sicuramente darà tante soddisfazioni ai tifosi italiani. Grazie di nuovo a Pantani. Grazie, e ora Tafi, secondo nel Gran Premio della combattività, Tafi sempre all'attacco, veramente un campione di coraggio. Ma ti ringrazio di queste bellissime parole, diciamo che sono venuto qui al Tour con questa maglia di colore cercando di onorarla nel migliore dei modi. È arrivato un secondo e un terzo posto e niente, mi dispiace di non aver vinto, però... sono soddisfatto di aver fatto tutto quello per la squadra. Abbiamo lavorato, abbiamo vinto 6 tappe, questo ci fa molto piacere. Un bravo veramente grande, ma veramente di cuore, va fatto a Marco Pantani, che ha dimostrato di essere, oltre a un grande campione, anche un campione di sport, ma anche un campione di personalità. Bravo Marco. Grazie, salutiamo il campione d'Italia Tafi, mentre per il campione del Belgio, di cui la regia vi ripropone per l'ennesima volta lo sprint vincente, è la quarta vittoria in questo Tour de France. Allora intanto un altro cartello appare, un altro striscione, Pantani sei la nostra nazionale. 4 vittorie per Stell, record per quanto concerne i successi parziali, ancora la volata, ma adesso vedremo la vestizione di Pantani, poi quella di Rinero, mentre vi ricordiamo che sul podio, sui 3 gradini del podio, saliranno Pantani, il tedesco Ulrich, che aveva vinto l'anno scorso e si era piazzato secondo 2 anni fa, ed ecco un'immagine che abbiamo aspettato 33 anni, un italiano in maglia gialla. E difatti voglio godermi proprio questo inno tricolore, l'inno di Mameli, perché sono momenti emozionanti. Pantani, che era già arrivato 2 volte terzo al Tour de France, alla prima partecipazione nel 94, poi l'anno scorso, quest'anno ha fatto saltare il banco perché nessuno lo dava come favorito e lui ha messo tutti d'accordo in salita e si è confermato grande anche a cronometro, perché l'anno scorso arrivò terzo a un quarto d'ora da Ulrich, beh quest'anno gli ha rifilato 3 minuti, quindi la differenza è di 18 minuti rispetto all'anno scorso. Per la prima volta aveva una squadra a sua disposizione, per la prima volta aveva fatto una preparazione senza intoppi, senza incidenti, e i risultati si sono visti. È un momento storico per il nostro ciclismo. Marco Pantani, dopo 33 anni, rivince il Tour de France e porta a termine una doppietta che dimostra che è un fuoriclasse. Allora, tu di fuoriclasse te ne intendi, mi rivolgo ad Alfredo Martini. Ma quello che entusiasma di più è anche che ha finito in bellezza, ha finito in crescendo. Penso che Pantani sia più forte ora che all'inizio del Tour. Ha fatto un cronometro veramente grande e ha dimostrato che non importa andare con i grandissimi rapporti per poter fare delle ottime prestazioni. Si complimentano con lui anche il presidente federale Ceruti e il vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale Agostino Domini. Ed ecco che la regia ci ripresenta i momenti più belli, i momenti del trionfo di Marco Pantani. Una prima settimana di assestamento, di sofferenza, poi dopo aver ritrovato la gamba, dopo aver ritrovato la fiducia in se stesso, Marco Pantani, che non voleva venire al Tour, mentre ecco Zabel con il figlioletto, con un look in verde. Allora Marco Pantani, la prima settimana di ambientamento, di assestamento, veniva da un Giro d'Italia, da un incredibile stress psicofisico, una settimana ha dovuto insistere molto, ha fatto bene il suo direttore sportivo, quindi parteremo anche di Martinelli, ha fatto bene il suo direttore sportivo ad insistere dopo una settimana in cui chiaramente ha sofferto
perché gli mancava la gamba, gli mancava la convinzione, le feste, lo stress, la mancanza di allenamento, perché non puoi pretendere che un atleta appena finito il Giro d'Italia rivada in bicicletta. Una settimana è bastata per far tornare Marco Pantani quello del Giro. Ma attenzione, vi avevo già detto alla presentazione del Tour a Dublino, ad una precisa domanda di Stefan Roche, una precisa domanda che chiariva se Pantani fosse venuto al Tour per puntare alla maglia a Poix, quella del Gran Premio della Montagna. Pantani, tra la sorpresa generale, con estrema tranquillità, con estrema sicurezza, ha disse: io sono qui non per la maglia Poix, ma per la maglia gialla. Io sono qui per vincere il Tour de France. Mentre sta arrivando Stel, che viene portato ai colleghi della televisione belga, prima di espressione fiamminga e poi francofona. Pensa che dopo il Giro d'Italia è stato 10 giorni senza toccare la bicicletta, i primi 3 o 4 per scaricare tutte le tensioni accumulate al Giro d'Italia, poi per quella bronchite che lo costrinse a rinunciare anche al Giro della Catalogna. Dopo questi 10 giorni piano piano ha ripreso ad allenarsi, io lo sentì proprio dopo un paio di settimane, era abbastanza demoralizzato perché non sentiva le sensazioni giuste per affrontare il Tour de France. Gli dissi: guarda Marco, è normale, tutto lo stress che hai accumulato in questi giorni ti è scaricato in questi giorni di riposo, vedrai che dopo una settimana o 2 settimane di allenamento ritroverai la condizione che avevi prima, perché è impossibile in un mese perdere una condizione che ti aveva dato la possibilità di vincere il Giro. Poi è stato soprattutto Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo, a convincerlo, a dargli le motivazioni giuste per venire al Tour de France. Poi strada facendo, i compagni di squadra gli sono stati molto vicino, lo hanno aiutato, e dal momento che è arrivato ai Pirenei, dopo lì è stato un'escalation nelle Alpi, ha fatto veramente qualcosa di grandioso, perché rimarrà nella storia quella tappa Les Desalpes, che fra l'altro lui aveva già scalato in precedenza al Giro d'Italia del 94, dove attaccò sull'agnello, cercava di vincere quel Giro d'Italia, ma gli arrosa Thierry Berzin, e fu raggiunto da Berzin perché aveva un grande Moreno Argentin davanti, e lì praticamente sfumò la possibilità di vincere il Giro. Beh, quella salita gli ha dato la possibilità di indossare la maglia gialla e nessuno più gliel'ha portata via. Quindi sulla stessa salita dove aveva perso il Giro ha vinto il Tour, mentre ecco che la regia, dopo avervelo proposto in diretta, vestire la maglia a Poix, ve lo ripropone. Si tratta del giovane Rinero, una delle rivelazioni di questo Tour, un giovane con un grosso margine di miglioramento. Mentre adesso un'inquadratura dall'alto, incomincia a piovere. Ed eccoci con Ulrich, secondo in classifica generale. Ulrich 3 primi e 21, e premiato come miglior giovane di questo Tour de France, miglior giovane Memorial Casartelli. Una soddisfazione forse di seconda fascia, ma pur sempre una soddisfazione. Ulrich ha dimostrato di essere un grande campione non solo a livello gambe, ma a livello coraggio. Il giorno dopo la sconfitta subita da Pantani, proprio in quel momento ha dato una dimostrazione della sua grandezza. Ulrich è andato al contrattacco, un campione d'orgoglio, ma un campione che ha voluto dimostrare di avere grande classe e temperamento. Battere atleti di questo genere servono ad aumentare la grande prestazione di Marco Pantani. Ha battuto il vincitore del Tour dell'anno scorso e secondo nel Tour di 2 anni fa, secondo frenato, perché se non fosse stato nella stessa squadra di Risto avrebbe vinto. Ed ecco la volata della tappa di cui vi ho parlato, la volata nella quale Ulrich ha superato Pantani nella tappa da Visille ad Albertville. E adesso c'è Jackie Duran, il corridore, l'attaccante di questo Tour de France, il corridore che ha corso sempre con il numero rosso, fin dalla prima tappa. Tornando ad Ulrich, sì, è veramente un campione, ha vinto 3 tappe, ha vinto le 2 cronometro e ha vinto la tappa di Albertville con il Col della Madeleine.
È un corridore che ha commesso degli errori e quegli errori li ha pagati. Era cresciuto 15 kg durante l'inverno, ha fatto fatica a smaltirli, anche perché quando devi calare devi mangiare poco, allenarti tanto, e quindi non solo perdi del grasso ma perdi anche della massa magra, perdi il muscolo. E Pantani è stato bravo perché è riuscito a coglierlo in fallo in una delle tappe più difficili. Un Ulri che è felice perché comunque ha fatto una buon tour, ha fallito l'appuntamento, però può darsi che a questo punto lo vediamo alla Vuelta o ai prossimi campionati del mondo, perché non penso che a questo punto finisca la stagione qui, sarebbe troppo poco per un campione come lui. Ed ecco Jackie Duran, due volte campione di Francia, vincitore di un Giro delle Fiandre, numero rosso, è una novità di quest'anno, numero rosso per il più combattivo. Jackie Duran in realtà merita questo riconoscimento, ha vinto una tappa, ma soprattutto è stato sempre all'attacco dalla prima all'ultima tornata. Ed eccoci ora al podio con i tre leader delle tre classifiche: maglia gialla per Pantani, maglia verde per Zabel, maglia a pois per Rinero. Avete visto adesso il dettaglio dei baffi e del pizzetto, mentre ancora Jean-Claude Killy, mostro sacro dello sci, patron della Société du Tour de France, complimentarsi con il pirata. Gradino più alto per il pirata, quarta partecipazione al tour, la prima volta nel 94 terzo, poi nel 95 tredicesimo, l'anno scorso terzo di nuovo. Non ha partecipato al tour nel 96 perché sappiamo tutti dell'incidente che ha avuto nell'autunno del 1995. E Zabel, che pure esce a bocca asciutta nei testa a testa con Stel, è stato sempre battuto in tutti gli sprint, però ha la consolazione di aver vinto la maglia verde e dobbiamo stringergli la mano per la sua sportività. Zabel ha battuto il suo capitano, Pantani ha battuto il capitano di Zabel Ulrich, che pure è stato il primo a complimentarsi, ad abbracciare Pantani, un gesto di grande sportività di un campione ad un altro grande campione. Lo ha ammesso subito, ha detto mi ha battuto un campione, un corridore che in salita dà qualcosa qualcosa in più di tutti noi. E bisogna appunto ammettere che Pantani in salita ha qualcosa in più degli altri, perché l'andare in salita, vederlo proprio in televisione, ti dà proprio l'immagine di un corridore che è nato con questo dono di natura. Non sembra che non faccia fatica, gli altri arrancano, cominciano a muovere le spalle, cominciano a farne di tutto per andare su, invece lui si alza sui pedali con quella facilità, con quell'agilità che solo madre natura ti può dare quel qualcosa. E adesso siamo alla premiazione per la squadra che si è piazzata al primo posto nella speciale classifica, la Cofidis. Pensate che il leader di questa formazione, Casagrande, è rimasto coinvolto in una caduta, era l'uomo destinato a capeggiare questa formazione, e intanto abbiamo visto Bobby Julik, abbiamo visto Joan Labert, Nicolas, abbiamo visto Meyer, questo è Debien, ed ecco Lelli, Massimiliano Lelli di Grosseto, di Manciano per l'esattezza, che ha avuto parte anche lui la possibilità di aggiudicarsi una tappa nel finale, ha peccato di ingenuità. Una grande formazione che ha avuto in Bobby Julik il leader per quanto concerne la classifica generale, e in Rinero il leader per quanto concerne il Gran Premio della Montagna. Indubbiamente la miglior formazione, con tanti uomini pronti ad interpretare il ruolo di attaccante ogni giorno. Sì, è stata la squadra più forte di questo Giro di Francia, hanno attaccato nonostante la perdita di Francesco Casagrande, sono riusciti a evidenziare uno straordinario Bobby Julik, e poi anche questo Roland Meyer, 30 anni, la prima partecipazione al tour, semi sconosciuto, e anche lui è riuscito a classificarsi settimo in classifica generale. Rinero quarto, l'autentica sorpresa, insieme a Bobby Julik, francese, quindi primo francese, e con quella maglia a pois sarà il futuro beniamino dei tifosi francesi. E a proposito della Cofidis, il cui direttore sportivo è Bernard Kilfin, ricordiamo che hanno terminato il tour Laurent Debien, Nicolas Jalabert, Bobby Julik, Massimiliano Lelli, Kevin Livingstone, Roland Meyer e Christophe Rinero.
hanno abbandonato, costretti per cadute, Francesco Casagrande, che era il leader stabilito dalla formazione, e Philippe Gaumont, il vincitore di una grande belga. Questo è Roland Meyer, questo è Bobby Julich, Francesco Casagrande, che ieri ha vinto il Gran Premio d'Europa a Ceppagati in Abruzzo. Oggi ci sarà, anzi è terminato il trofeo Matteotti. Ecco, questo è Bobby Julich, la sorpresa di questo tour. Era secondo sino alla tappa a cronometro, questo Rinero, poi nella tappa a cronometro Ulrich ha fatto valere le doti della sua classe e è passato al secondo posto nella classifica generale. Una visione generale dall'elicottero di Parigi, la Tour Eiffel. Ora, cosa prevede il menù delle premiazioni? Dovrebbe esserci il podio, cioè primo, secondo e terzo della classifica generale, e l'inno nazionale, l'inno italiano, l'inno di Mameli. Eccolo. Ed eccoli qua per il podio conclusivo, il primo, il secondo e il terzo, Marco Pantani, Jan Ulrich, il tedesco, a 3.21, Bobby Julich, lo statunitense, a 4.08. Luccicano gli occhi di Pantani. Io penso che quando sentirà l'inno di Mameli una gocciolina potrebbe sfuggirgli, perché sono momenti, è una vita che lui corre in bicicletta, e penso che il sogno sia stato quello di vincere un giorno il Tour de France. È da due mesi sottoposto ad un incredibile stress psicofisico, giro e tour superati alla grande da questo grande campione. Pensa che Marco Pantani, maglia gialla, ha una pressione enorme in un Giro d'Italia, in un Giro di Francia. L'unico momento tranquillo è la corsa, perché prima e dopo sei assalito dai tifosi, autografi. Negli alberghi non puoi neanche mettere il numero della camera come fanno le squadre, perché lo assalgono tutti i tifosi che cercano di infilarsi nei corridoi per richiedere un autografo. E quindi è una vita veramente difficile. E abbiamo visto Gimondi, eccolo qua, Gimondi che si complimenta con Pantani. 33 anni dopo, felice Gimondi, un italiano vince il Tour. Abbiamo visto che si è complimentato con Pantani anche Jean-Marie Leblanc, il direttore del Tour, il Tour forse più sofferto. Bella questa inquadratura, Gimondi e Pantani, 33 anni dopo, un italiano vince il Tour de France. Io non ho mai visto felice, così emozionato, così felice. Ieri era veramente, sembrava un ragazzino. Da una parte la paura perché c'era una cronometro, dall'altra la felicità perché ormai Pantani era il vincitore di questo Tour. Ecco, io penso che in questo momento felice ritorni indietro di 33 anni, penso che provi più o meno le stesse sensazioni. È stata bellissima una battuta di Alfredo Martini, quando lo prendono di profilo sembra l'effigie di un re, di quelle effigie che si vedono sulle monete antiche, perfetto. Ma io penso che il più bel riconoscimento a Pantani proviene dai suoi avversari, da Ulrich per primo e anche dallo statunitense Julich. Questi hanno detto: abbiamo perso, ma abbiamo perso da un grande campione.